Ah, ok. E l'acqua si muove attraverso i pori, le definizioni le abbiamo già viste, e finalmente invece di vedere chiacchiere, sentire le cose, le descrizioni così qualitative, andiamo a cercare di capire come l'acqua si muove attraverso i pori. L'acqua si muove attraverso i pori secondo una legge che si chiama di Darcy-Buckingham. Voi conoscete sicuramente la legge di flusso di Darcy, perché l'avete studiata a meccanica dei fluidi, e questa è una sua generalizzazione. Ma veniamo all'esperimento di Darcy. Nel 1856 Darcy scrive un libro che si chiama Sulle fontane di Digione. Questo significa che era un ingegnere, almeno per farla. Si poneva il problema di costruire, come portare l'acqua a Digione. Scrive un librone, ma evidentemente era un ingegnere solido, e per capire come portare l'acqua nelle fontane di Digione fece degli esperimenti che consistevano in questo apparato che voi vedete disegnato. Si tratta di una colonna verticale riempita di sabbia con un rubinetto sulla superficie, due manometri, uno in alto e uno in basso, e un rubinetto in basso. Che cosa fece Darcy? Riempiva di acqua con il rubinetto in alto tutta la sabbia, aspettava che fosse satura. Poi apriva il rubinetto in fondo e vedeva qual era il deflusso attraverso il rubinetto in fondo. Misurava l'acqua che immetteva e l'acqua che usciva e la differenza manometrica. Questo è un resoconto dei lavori di Darcy. Guardiamo prima il grafico, prima delle formule. Il resoconto del lavoro di Darcy è interpretato in termini moderni, cioè con un grafico, se vogliamo. Che cosa mettiamo in ascisse? In ascisse mettiamo la differenza tra i due manometri di pressione, che qui abbiamo battezzato come differenza nella hydraulic head, nel carico piezometrico si chiama in italiano. E in ordinate invece abbiamo la portata, discharge in litri. E cosa succede? Lui riportava entrambe queste misure e vede che nell'ambito dello stesso esperimento, perché le due linee si riferiscono a due esperimenti differenti, il rapporto tra portata e differenza di pressione si disponeva su una retta. Allora, come si può scrivere questa rappresentazione? Si può scrivere come vedete alla sinistra. Allora, la portata la chiamiamo Q grande, differenza di carico piezometrico lo scriviamo H2-H1, dove H2 è misurato in alto e H1 misurato in basso. Poi misuriamo anche altre due cose in realtà. La sezione del nostro tubo, che è A, e la lunghezza, la distanza che separa i due punti di misura della pressione, la distanza che separa dove abbiamo misurato la pressione H2 e dove abbiamo misurato la pressione H1. Il fatto che siano sulle rette, sia pure rette diverse, significa che la portata è proporzionale, c'è una costante di proporzionalità davanti. Questa costante di proporzionalità la chiamiamo K. Non ci vuole molto a convincerci che questa carta ha le dimensioni di una velocità. Se facciamo un'analisi dimensionale, H ha le dimensioni di un carico piezometrico, è un'energia, ma ha le dimensioni di
una lunghezza, L è una lunghezza, quindi H su L è adimensionale. Q è una portata, quindi una lunghezza, un volume diviso un tempo, una lunghezza al cubo diviso un tempo. A è un'area, quindi una lunghezza al quadrato. Quindi lunghezza, la portata diviso un'area, come vedete nella seconda riga, è metri al secondo o litri al secondo. Non litri al secondo, metri al secondo. Lì è scritto litri in realtà, ma non cambia nulla perché A è costante in quel caso. Invece di usare la variabile Q, preferiamo usare la variabile J, che è il flusso, la portata per unità di superficie. Riarrangiamo all'interno, allora il flusso diventa proporzionale ad H2 meno H1 diviso L, la costante di proporzionalità abbiamo detto la chiamiamo K, e poi lo sappiamo che cos'è H2 diviso H1, cioè H2 meno H1 diviso L, se L poi, se entrambe le quantità poi sono variabili. Beh, H2 diviso H1 diviso L è il gradiente del carico piezometrico, come lo identifichiamo modernamente. E l'espressione di fatti che vedete in fondo è la legge di Darcy, in cui il flusso è uguale a questa costante che noi chiamiamo conducibilità idraulica, che poi vediamo che costante non è, è costante in quegli esperimenti lì, per il gradiente del potenziale del carico piezometrico. Allora, se noi andiamo a misurare la pressione della base della colonna, che cosa sarà uguale? Siamo in condizioni stazionarie. Beh, è uguale la pressione in cima alla colonna più il carico dovuto all'acqua, il peso dell'acqua. E che in particolare questa differenza è rho u g h meno z, dove H è il carico piezometrico. Quindi possiamo da questa espressione ricavare H, sostituirlo nella formula precedente e otteniamo che H è uguale a Z diviso più, scusate, più P diviso rho Vg, questo è gamma, il peso specifico dell'acqua, ed ottenere una espressione che noi conosciamo già perché sarebbe il trinomio di Bernoulli se noi ci aggiungessimo un metro con quadro G. Significa che quella parte il moto nei mezzi porosi, e in particolare in quelle colonne di sabbia in cui Darcy fece l'esperimento, avviene per effetto del carico piezometrico, il quale però rappresenta l'energia, in cui la parte di energia cinetica è trascurabile. In verità non è tanto l'energia cinetica che è trascurabile, perché noi sappiamo che l'energia è definita a meno di una costante, quindi che sia grande o che sia piccola di per sé l'energia non ci importa, è il gradiente dell'energia più piccola che entra poi nella formula che rappresenta il moto. Quindi il gradiente dell'energia cinetica è piccolo qui in ogni caso e rimane solo il gradiente di Z e il gradiente della pressione. La pressione qui generalmente è la pressione relativa, cioè misurata con lo zero posto in corrispondenza della pressione atmosferica. La conducibilità idraulica. Bene, voi già avete visto la conducibilità idraulica in altri corsi, ma non vi siete forse mai posti il problema se sia veramente una costante. Dopo Darcy, la gente ha cominciato a fare esperimenti con le colonne messe orizzontali, messe verticali e messe anche di traverso, e gli sperimentatori sono resi conto che questa costante di proporzionalità in realtà non era una costante, ma almeno
diceva componenti, per esempio tre componenti nella direzione degli assi. In verità è una cosa ancora più complessa, perché la conducibilità idraulica nel caso più generico è un tensore, cioè tensore probabilmente simmetrico con sei componenti. Per dire la verità, la legge di Darcy ha due limiti, uno superiore ed uno inferiore. Per carichi piezometrici molto piccoli non si osserva nessun moto. Quindi vedete lì segnato limite inferiore di validità del gradiente idraulico. Al di sotto di un certo gradiente idraulico non c'è nessun moto. Questo gradiente però è così piccolo che di solito si trascura. C'è anche, in verità, anche questo, di questo di solito non si parla mai, c'è anche un gradiente idraulico superiore. Se noi a un mezzo poroso applichiamo un gradiente superiore al carico di rottura del materiale, che finora noi abbiamo pensato come un materiale indistruttibile, il materiale si rompe. Sì, ci sono fenomeni, per esempio l'ebollizione delle sabbie. Non avete mai sentito già la tecnica, no? Comunque, se voi applicate, immaginate, il concetto è esattamente lo stesso che si ha con qualsiasi altro materiale. Cioè noi possiamo applicare, il suo computer adesso è in guarda, applicargli una forza, perché io non sono molto forte, lo posso deformare la superficie, ma se applicassi una forza molto grande, i suoi colleghi sono molto più profondi, prendono con la mano, lo rompono e dopo pagherebbero le conseguenze. Ma e questo succede anche quando si applica un carico idraulico. Se il carico idraulico è troppo grande, il materiale non mantiene più la sua forma che noi consideriamo rigida. Infatti tutta l'ipotesi qui è costituita sul fatto che il materiale poroso rimane, dal punto di vista meccanico, indeformato. E quindi c'è questo limite superiore, sul quale poi discenderemo anche un po', per dire la verità. La conducibilità idraulica che dimensioni ha? Abbiamo già detto che ha le dimensioni di una velocità. La velocità tipicamente è un elemento cinematico. E un'altra cosa, se noi facciamo riferimento al fisico che è in noi, possiamo pensare, siccome qui coinvolgono il flusso, cioè alla fine quello che noi diciamo è che la differenza di pressioni all'interno di una colonna provoca in un fluido, di una colonna di mezzo poroso, provoca in questo caso un moto che ha una certa velocità costante. Quindi questo significa che tutte le accelerazioni sono dissipate. Il moto nel fluido è un particolare tipo di moto stocchesiano, in cui tutte le parti di accelerazione vengono dissipate dall'attrito del moto del fluido attraverso il mezzo poroso, che è molto, che quindi dà una grande resistenza. In realtà non è quindi una sola questione cinematica, e soprattutto è una questione anche legata a due elementi. Uno è il mezzo che trasmette il fluido, e l'altro è il fluido che passa attraverso il mezzo, perché noi qui pensiamo di mettere dell'acqua che si muove dentro la sabbia, in realtà potrebbe essere dell'alcol che si muove dentro la sabbia, e bisognerebbe cercare di capire se noi riusciamo a separare le proprietà meccaniche da quelle proprie del fluido. Le proprietà del mezzo e quelle del fluido. Quali sono le proprietà meccaniche del fluido? Beh, sono la viscosità cosiddetta cinematica, che è metri quadri al secondo. C'è la densità del fluido, che è m la massa diviso l al cubo. E potremmo fare una combinazione tra queste due, dividendo
la viscosità cinematica per Rho e ottenere la viscosità dinamica che è chiamata Ni. Quanti di voi hanno fatto il liceo classico? Nessuno. Anche nell'altra classe di ieri nessuno aveva fatto il liceo. Io ho fatto il liceo scientifico. Quando ho fatto il liceo scientifico? Quanti a altro e il resto? Non è una colpa, eh? Allora, abbiamo la viscosità dinamica, in questo caso, che comunque la lettera in alto si chiama mu, sarebbe mi, ma poi l'uso è mu, e la lettera sotto nu, e quella in mezzo ro, sono lettere greche, che avrete visto un centinaio di volte, per cui non è. Le caratteristiche geometriche del mezzo, beh, quali sono? Quelle di cui abbiamo parlato finora, cioè la dimensione dei gradi, che noi traduciamo subito nella struttura dei pori, con un'operazione che non è sempre lecita, ma noi assumiamo che dalla struttura dei grani si possa ricavare la struttura dei pori, perché in effetti l'acqua si muove nei pori, non attraverso i grani. E un fattore di geometria dei pori, questa acqua è adimensionale. Ci chiediamo come posso... se queste sono le caratteristiche... Questo tipo di analisi che sto facendo ha una storia molto rilevante, si chiama analisi dimensionale. Dico, beh, questi sono i fattori che entrano nella descrizione del moto, sono fattori geometrici e fattori legati al fluido, come li posso combinare per ottenere la giusta dimensione, cioè una velocità? Sì, beh, allora quello prendiamo, andiamo, beh, eliminiamo la viscosità cinematica e ci teniamo la viscosità dinamica e diciamo che il prodotto quindi di n, che è la dimensione dei questo numero dimensionale per d, che è la dimensione dei pori, per nu, che è la viscosità dinamica, deve risultare uguale a k, che è la dimensione di k, che è una velocità. Eguagliando gli esponenti, cioè faccio un sacco di assunzioni qua, dico, questo è k e questo è k, è una funzione di che cosa? Di un certo coefficiente dimensionale della dimensione dei poli e della viscosità dinamica. Ok, assumo che questa funzione abbia una sia fatta secondo una legge monomia di questo tipo. A questo punto il rapporto tra le dimensioni deve avere ha degli esponenti che al momento sono incogniti, ma gli esponenti, ma se noi sappiamo che la conducibilità idraulica è una velocità, quindi qualunque sia la combinazione degli esponenti messa dentro le dimensioni di D e di V, deve darmi una velocità. Quindi ho K uguale N di al quadrato V alla meno 1 come risultato. Oppure K uguale K piccolo, cioè K grande uguale a K piccolo diviso V, dove questa proprietà K piccolo è chiamata permeabilità intrinseca del mezzo. La permeabilità intrinseca del mezzo ha le dimensioni di metri quadri e tiene conto solo del mezzo. La V invece tiene conto, la viscosità dinamica tiene conto solo delle proprietà del mezzo medesimo ed è una combinazione tra la Rho e la V, se vi ricordate. Precisamente è mu diviso Rho, la viscosità cinematica diviso la densità. Quindi K si può decomporre in questo modo, come un certo rapporto di forma, un coefficiente adimensionale di al quadrato per 1 alla meno 1. E questo per dire che K è abbastanza complicato come cosa. A questo punto direi che ci possiamo anche fermare e riprendere la cosa un po' più in là.